con quelle facce un po' così. Le facce dei giornalisti che videro per la prima volta quella motocicletta che BMW stava presentando al mondo. Un nuovo concetto di moto, in grado di soddisfare tutti i desideri. È così, con espressioni scettiche e perplesse, che inizia questa storia. La storia di un mezzo titanico e assoluto, che ha avuto la capacità straordinaria di immaginare. Perché a 40 anni, da quella presentazione e da quei sopracciglia alzati, chiunque ne abbia posseduta una può affermare senza indugio che l'unico limite in sella a una BMW GS è la terra, che a un certo punto finisce. Gli anni 70 erano agli sgoccioli e tra gli appassionati di motori il desiderio d'avventura era sempre più forte. Tanto che nel 1979 un piccolo manipolo di piloti appassionati di viaggi e fuoristrada si ritrovò davanti al Trocadero a Parigi con il sogno di raggiungere il Lago Rosa in Senegal. Era la Paris-Dakar e stregò immediatamente il pubblico. In Germania, negli stessi anni, tra i corridoi della Bayerischen Motorenwerke, l'ingegnere Laszlo Perez, spinto dalla sua grande passione per l'enduro, intuisce uno spazio ancora vuoto nel mercato. Inizia così a progettare una moto comoda per i lunghi viaggi, ma che possa affrontare anche strade sterrate. Partì un lavoro di progettazione che durò quasi 20 mesi, buona parte dei quali trascorsi sulle infinite piste del Sud America. Perché ciò che ne doveva scaturire era una moto in grado di viaggiare carica di bagagli, per molti chilometri, in qualsiasi condizione, su qualsiasi terreno. E doveva farlo, regalando al motociclista comfort e piacere di guida. Ed è così che nel 1980 arrivò lei, che con grande pragmatismo teutonico fu denominata R80G-S, ovvero fuoristrada barra strada. Costruita con l'obiettivo di realizzare una moto del tutto nuova nel minor tempo e costi possibili, la G-S fu costruita con componenti presi in prestito da altri modelli, rivisti e corretti. Ma la cosa che non si era mai vista prima era quella ciclistica così bizzarra. Con la forcella a perno avanzato, donata dalla R100, ma con la ruota da 21 pollici, pneumatici off-road Metzler Sahara e il forcellone monobraccio posteriore integrato con l'albero a trasmissione cardanico. Quel sistema, chiamato monolever, assicurava alla G-S vantaggi in termini tanto di peso quanto di resistenza. Ma davvero, una moto con trasmissione cardanica da 800 cm cubi e circa 200 kg riusciva ad affrontare il fuoristrada? Questa domanda aveva già trovato risposta nelle competizioni. Nel 1978 il primo prototipo della G-S conquistò il titolo di vice campione nella neonata classe, oltre 750 cc, nel campionato tedesco fuoristrada. L'anno successivo arrivò il titolo di campione tedesco e alla 6 giorni in Germania occidentale il team ufficiale BMW sbaragliò la concorrenza conquistando 2 medaglie d'oro. La 6 giorni era, ed è tuttora, l'Olimpiadi dell'Enduro. Negli anni successivi, 4 vittorie alla Paris-Dakar ne suggellarono il successo. I dubbi dei giornalisti sull'efficacia in fuoristrada scomparvero subito dopo la prova dinamica, trovandola brillante anche nell'uso stradale. I 50 cavalli e la ciclistica equilibrata si rivelarono perfetti per muoversi su qualsiasi distanza. Dopo 40 anni la GS resta una pietra miliare tanto della produzione BMW quanto del motociclismo mondiale. Con lei innumerevoli motociclisti hanno attraversato il mondo vivendo esperienze straordinarie e sempre con lei gli stessi motociclisti si sono spostati da un punto A a un punto B nel tragitto casa ufficio. Sulla sua sella coppie cariche di bagagli e viaggiatori solitari hanno assaporato il gusto dell'avventura, hanno piegato in curva, accelerato verso l'orizzonte e sorriso moltissimo. La BMW GS, una moto assoluta, capace di diventare casa lontano da casa. Una moto che, guardandoti di traverso, nella penombra del box, alle 6 di un pigro sabato pomeriggio, sembra sempre chiedere: quando si parte?